Come evitare disturbi, stress, post rogito notarile quando hai veduto a casa tua. Sei arrivato al rogito notarile, hai firmato, pensi di aver combinato tutto e dopo una settimana, 15 giorni, un mese, due mesi, ti chiama l'acquirente che c'è questo problema, quest'altro problema e via dicendo. O addirittura ti chiamano enti o amministratori di condominio se hai venduto un appartamento che c'è qualcosa che tu devi ancora pagare e tu dici ma cavoli, ho venduto un mese, due mesi, sei mesi fa. Ciao, sono Stefano Boscarato, specialista del vendere case, autore del libro Agenti Immobili e oggi ti voglio parlare proprio come evitare disturbi, stress e disguidi quando stai vendendo casa e dopo che hai venduto casa. Bene, guarda, ci sono alcuni adempimenti che è necessario che l'acquirente faccia o che tu faccia quando vendi casa in modo da dare un taglionetto a questo ciclo, alla vendita dell'appartamento e da lì in poi ci pensa l'acquirente stesso. Ma per arrivare preparati a questo momento e per evitare anche i piccoli intoppi, cioè ti faccio il caso, io ho una persona che mi ha contattato perché volevo un consiglio, ha comprato un appartamento un anno e mezzo fa, ha fatto il rogito notarile e si è trovato con delle spese da pagare non del proprietario che ha venduto lui, da cui, scusa, ha comprato lui, ma da quello ancora precedente. E questo ha innescato una catena di problematiche perché a cascata è andato su chi ha venduto a lui e poi questo qua a sua volta su quello precedente. Era semplicissimo evitare questo problema con una piccola check di controlli e di adempimenti da fare. Quindi prevenire, come sempre, è meglio di curare. Quindi devi farti una piccola check degli adempimenti da fare prima e al momento del rogito notarile. Tipo, ricordati di comunicare all'amministratore di condominio se sei in un condominio, l'atto di proprietà con cui hai venduto e da quel giorno il subentro e tutto sarà a carico dell'acquirente. Ricordati di comunicare ai vari enti le utenze per l'asporto rifiuti, per esempio. Ricordati di comunicarlo a chi ti segue l'aspetto fiscale per il pagamento di tasse e imposte. Quindi prima cosa da fare è un elenco degli adempimenti da seguire in modo da non perdere nessun punto e da non avere un giorno un problema di qualcuno che ti chiama perché c'è qualcosa da sistemare pagando di una casa dove tu non c'entri assolutamente nulla. L'altro aspetto importante che ti consiglio vivamente è di fare un elenco dei fornitori, dei manutentori della tua casa a cui ti sei sempre rivolto, per la caldaia per esempio, per l'impianto elettrico, anche per gli elettrodomestici se hai ceduto anche la cucina o qualche pezzo di arredamento, in modo che l'acquirente se ha un problema non ti rompe le scatole la domenica a pranzo al cellulare mentre stai mangiando tranquillo con la tua famiglia dopo tre mesi che hai venduto casa perché ti chiede il nome, il numero di telefono dell'idraulico, dell'elettricista o qualche riferimento specifico dell'amministratore. Questi, la check degli adempimenti da fare e l'elenco dei fornitori e dei manutentori di casa tua sono due cose semplicissime, ti richiedono penso non più di un quarto d'ora, ma che ti evitano veramente rotture di scatole da parte dell'acquirente e evitano rotture di scatole anche a lui, oltretutto anche un mese, sei mesi, un anno dopo il rogito notarile. È ovvio che se te lo spiego, questa è una cosa che fa parte della mia procedura di vendita, del mio sistema di vendita immobiliare, che consigliamo e anzi seguiamo noi direttamente quando un proprietario di casa vende casa. Quindi se vuoi evitare questa rottura di scatole, le rotture di scatole dopo il rogito notarile e se vuoi vendere la casa in sicurezza e in tranquillità, puoi chiedere una consulenza gratuita e senza impegno sistema di vendita immobiliare. Vai su consulenzavenderecasa.it, compila il modulo e sarai contattato da un mio consulente certificato per la tua zona. A prescindere da tutto, ricordati questi due appunti: se devi vendere casa, fallo per tempo, consegna al rogito notarile questi due check all'acquirente, fagliele firmare e mangia in pace a pranzo la domenica perché nessuno ti disturberà se hai fatto le cose fatte bene. Bene, buona vendita e alla prossima!